venuto più volte, il quadro è abbastanza complesso, è un quadro semplice perché dobbiamo fare l'assessore distingue tra cittadini extracomunitari, cittadini comunitari e addirittura cittadini di nazionalità italiana. Quindi in base al tipo di cittadinanza che hanno noi siamo in grado di intervenire. Gli extracomunitari chiediamo un provvedimento di espulsione, con i comunitari possiamo soltanto prendere atto, fare una diffida e poi eventualmente si intercettate successivamente a capire con che mezzi di sostentamento questi si mettono e quindi eventualmente fare delle proposte di tipo questo. Molte delle persone che possiamo dire abitualmente dimorano in queste zone poi frequentano normalmente i mezzi pubblici, si recano a mendicare presso alcuni supermercati. Voi conoscete bene questo, al di là della percezione di insicurezza che danno al cittadino, ma c'è poi un pericolo reale, che tipo di gente è quella che vive in questa condizione di degrado? Ma è gente che vive di elemosina, quindi fondamentalmente non sono soggetti pericolosi, quindi per quello che ci risulta a noi non delinquono, loro si limitano soltanto a chiedere l'elemosina. Sapete tutti che chiedere l'elemosina non può essere creata una violazione amministrativa, non esiste più per reato l'elemosina, ci sarebbe da fare un discorso più ampio, è quello di cercare di fare anche un'azione di recupero che tramite sia i servizi sociali ma anche spesso con associazioni di volontariato ne stiamo cercando di fare. Devo dire che è molto difficile convincere una persona che ha, come dire, improntato la propria vita in questa maniera a fargli cambiare stile di vita, definiamolo in questa maniera, però comunque ci stiamo provando.